oggi abbiamo fatto veramente un passo avanti interessante. Noi ci occupiamo di qualità dell'aria. Abbiamo sperimentato per la prima volta un volo con un drone di un nostro sensore che ha trasmesso i dati ogni 20 secondi relativamente al particolato sottile nell'area del porto di Bari. Grazie alla collaborazione con il DTI e con Xprivia abbiamo fatto questo primo passaggio veramente importante per cominciare a valutare come poter concretamente misurare la qualità dell'aria anche utilizzando droni in ambito urbano. Xprivia, diciamo, nel progetto Casa di Tecnologie Bari ha il compito di fornire una piattaforma di monitoraggio della Smart City. Quindi durante la missione abbiamo acquisito i dati di volo della missione e abbiamo monitorato il volo e anche i dati che il sensore Bifrist inviava. Contemporaneamente abbiamo anche fatto delle verifiche di superamento soglia dei sensori e indicato questi superamenti con delle palline colorate rosso e arancione geolocalizzati sulla mappa. I dati registrati poi saranno successivamente processati da algoritmi intelligenti che Xprivia realizzerà per poter poi creare, diciamo, un'infografica significativa dello stato di inquinamento dell'aria durante la missione. Realmente un passaggio molto interessante, e sperando che questo diventi un metodo per contribuire alla salubrità delle nostre città.